Siamo in compagnia di Michele Antonino, tecnico della formazione della Bacigalupo Under 17. Allora, Antonino, lo scorso anno una buona stagione, quest'anno ripartite sotto quali ambizioni? Le ambizioni, stiamo lavorando, abbiamo iniziato, questa stagione il 18 agosto, abbiamo iniziato le attività di allenamento. Le ambizioni sono di fare bene, di migliorarci, ma l'obiettivo nostro, come ben sai, è quello di far crescere i nostri ragazzi e poterli portare o nella juniores che fa il campionato elite regionale, o in prima squadra nel campionato di promozione, o meglio ancora cercare anche di farli arrivare nel mondo professionistico. Niente, la stagione penso che si preannuncia abbastanza dura. Il campionato allievi è un campionato difficile dove si affrontano squadre organizzate. Faremo il campionato elite, quindi tutte squadre regionali di un certo livello. Niente, abbiamo un bel gruppo, parecchi ragazzi nuovi, quindi ci vorrà un po' di tempo per amalgamare, la squadra. Abbiamo un bel gruppo allievi composto quasi da una cinquantina di ragazzi. Per questo andremo ad affrontare non solo il campionato regionale Elite, ma bensì anche il campionato sperimentale con il 2008 e anche il campionato provinciale per dare la possibilità a tutto il gruppo di poter almeno fare una partita a settimana. Quindi cerchiamo, il nostro obiettivo è far crescere tutti i ragazzi che abbiamo nell'organico. Per quanto riguarda il campionato allievi regionali, come pensi che sarà allestito e soprattutto quali saranno secondo te le compagini più attrezzate? Sicuramente ci sarà, sarà emanato il girone, saranno tre gironi, dove sicuramente noi avremo la fascia, del Chietino, la zona del Chietino, con due o tre squadre del Pescarese. Sicuramente nel nostro raggruppamento, ci sono squadre comunque che sono anni ormai che sono nelle prime posizioni nel campionato regionale, tra cui il Lanciano, la stessa Virtus Vasto che ha vinto il campionato 2 anni fa, c'è il Francavilla, l'Ortona, il solito River, e nel Pescarese ci sono squadre molto attrezzate, tra cui la Curi, come sempre, l'Angolana, la Delfino, poi c'è le squadre dell'Aquilano, l'Aquila. Sono sempre squadre agguerrite, non a caso l'anno scorso ce ne sono state due nella fase finale, due squadre aquilane. L'obiettivo, ripeto, è di far crescere i ragazzi, perché nel settore giovanile penso che sì, è importante anche vincere, però l'obiettivo secondo me nostro deve essere di far crescere i ragazzi e non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche dare delle linee da seguire anche, che gli serviranno anche nella vita quotidiana di tutti i giorni.